Ciao amici, uno squalo che attacca in diretta un famoso surfista in piena gara, dei delfini che hanno protetto un gruppo di persone da una morte sicura, ecco degli attacchi spaventosi di squali furiosi apparsi dal nulla. Nel 1963, durante una gara di pesca sottomarina ad Aldinga Beach, nel sud dell'Australia, Rodney Fox ha vissuto un momento terrificante. Mentre stava vincendo il torneo dopo aver cacciato un morwong, una specie di grande pesce persico, ha bruscamente ricevuto un colpo violento al petto. In quel momento Rodney Fox, che era in apnea, si era appena fatto attaccare da un grande squalo bianco che gli ha fatto perdere il suo raffio da pesca e la sua maschera. Per tentare di cavarsela, il ragazzo ha iniziato a picchiare lo squalo sulla testa, cercando al contempo gli occhi, senza successo. Il pescatore era in una brutta situazione, ma la sua disavventura non si fermò qui. Dopo aver provato ad aggrapparsi al corpo del mostro, l'uomo ha iniziato a mancare d'aria. Attingendo nel poco d'energia che gli rimaneva, alla fine è risalito in superficie. Quando ha ripreso fiato, ha guardato verso il basso e ha visto una scena impressa nella sua memoria per sempre. Appena sotto, l'acqua era rossa di sangue e un muso aperto enorme arrivava verso di lui. Per la disperazione, Rodney ha dato un calcio violento all'animale, che è risultato efficace visto che il predatore si è fermato per attaccare di nuovo l'uomo e trascinarlo verso il fondo, ma ha miracolosamente potuto liberarsi e tornare sulla superficie. Qui i membri di una scialuppa di salvataggio hanno salvato la vita di Rodney Fox. I danni causati dallo squalo erano molto gravi, ma l'uomo è sopravvissuto. Si è persino completamente ripreso dalle sue ferite ed è al giorno d'oggi un grande appassionato di squali. Il 22 ottobre 2010 bellissime onde irrompevano a Surf Beach in California. Lucas Ransom, un giovane bodyboarder di 19 anni, decide di recarcisi con il suo amico Matthew Garcia. Fin qui va tutto bene, ma non tutto è andato come previsto. Lucas si era messo in acqua con un bodyboard rosso, un dettaglio che avrebbe avuto la sua importanza. Dopo 45 minuti di surf, uno squalo dai 4 ai 6 metri di lunghezza apparve dal nulla e attaccò il ragazzo con una violenza inaudita. Il suo amico Matthew era molto vicino, incapace di reagire per salvarlo. Quel momento sembrava senza fine, ma Matthew ha potuto riportare Lucas sulla riva. Era troppo tardi. Lucas Ransom è purtroppo morto a causa delle sue ferite. Successivamente le autorità hanno ordinato la chiusura delle spiagge per 72 ore, per precauzione. Rimane da determinare la ragione per la quale lo squalo aveva attaccato questo ragazzo. Alcuni pensano che sia a causa del colore rosso della sua tavola da surf. Infatti le tavole di colori vivaci o multicolori farebbero pensare ad alcune prede. Nel 2015, durante una gara in Sudafrica trasmessa in diretta televisiva, il surfista Mick Fanning stava per disputare la finale del J-Bay Open contro Julian Wilson, quando accadde l'impensabile. Un grande squalo bianco lo attaccò. Il famoso surfista australiano ha lottato per respingere lo squalo, miracolosamente è sopravvissuto, ma non è sicuramente pronto a dimenticare questo spavento immenso. Appena dopo che una moto d'acqua è andato a soccorrerlo, Mick ha dichiarato: «Sono sano e salvo, ma sotto shock. Sono solo contento di essere qui». Il surfista locale di J-Bay, Remy Petersen, ha assicurato su Facebook che qui non si trattava di un vero attacco. Dichiara che Mick ha avuto la fortuna di non subire un attacco deliberato dello squalo, perché vi posso promettere che in quel caso non se la sarebbe cavata. Era uno squalo di 5-6 metri. Se avesse voluto averlo, Mick non avrebbe avuto nessuna possibilità. Nonostante questo capitolo spaventoso, colui che viene considerato come il miglior surfista della storia non ha rinunciato alla sua passione. Ecco ora una delle storie più stimolanti dello sport. A 13 anni Bethany Hamilton era una surfista destinata a una carriera sportiva brillante, fino al dramma. Infatti nel 2003 l'adolescente si era recata sull'isola natale di Kauai, alle Hawaii, ma poco dopo aver iniziato la sua sessione di surf, la ragazza è stata attaccata da uno squalo tigre di 4 metri. La sua migliore amica, suo padre e suo fratello, anche loro presenti sul luogo, hanno allora fatto tutto il possibile per tirare fuori Bethany dall'oceano. Ci sono riusciti, ma la ragazza era gravemente ferita e aveva perso molto sangue. Dopo aver subito un intervento urgente, scopre di non avere più il suo braccio sinistro. È tornata in acqua appena un mese dopo l'attacco e a forza di lavoro e di coraggio, Bethany, che rifiuta qualsiasi favoritismo nei suoi confronti, si fa velocemente un posto tra le migliori. La sua storia incredibile viene raccontata in un film, Soul Surfer. Tra l'altro, Bethany Hamilton, al giorno d'oggi 31enne, ha ricevuto il premio ESPN del miglior comeback sportivo nel 2004 e un Teen Choice Award lo stesso anno. Bisogna dire che la ragazza ha una volontà di ferro.
Le vacanze in luna di miele di Ian Redmond e Gemma Houghton sono sfociate in una catastrofe. Appena sposati, i due piccioncini avevano deciso di passare qualche giorno alle Seychelles. Nel corso della loro seconda settimana di vacanze, uno squalo ha cambiato il sogno in tragedia. Mentre Gemma prendeva il sole serenamente, suo marito Ian Redmond ha preferito fare il bagno per godersi le acque paradisiache dell'Oceano Indiano, quando all'improvviso è stato morso ferocemente da uno squalo. Un uomo, allertato dalle urla del ragazzo, si è precipitato per tirarlo su sulla sua tavola da surf e riportarlo sulla spiaggia. Purtroppo, quando i soccorritori sono arrivati, 20 minuti dopo l'attacco, era già troppo tardi. Questa storia terrificante ha fatto il giro della stampa, alimentando la folle reputazione degli squali assassini. Nel 2012, mentre Joshua Holley surfava come al solito nel North Shore a Oahu, il ragazzo di 28 anni ha improvvisamente visto uno squalo tigre appena dietro di lui, pronto ad attaccarlo. Ha appena avuto il tempo di vedere una pinna enorme che lo squalo lo ha morso alla gamba sinistra prima di trascinarlo verso gli abissi. Quando lo ha lasciato andare, lo squalo è tornato alla carica una seconda volta, cosa molto insolita. In quel momento Joshua ha avuto la buona idea di picchiare a più riprese l'animale negli occhi per farlo fuggire, e ha funzionato. Lo squalo è scomparso sotto l'acqua. Dopo questa disavventura, il ragazzo è uscito dall'acqua con le proprie forze e ha ricevuto i primi soccorsi sulla spiaggia. I danni causati dai morsi dello squalo non erano però lievi. Anzi, Joshua è ricorso a 42 punti di sutura e una chirurgia per riparare i tendini sezionati. Un'altra storia, tanto spaventosa quanto commovente, è stata riferita dal bagnino Rob House. Nel 2004 quest'ultimo aveva deciso di portare sua figlia di 15 anni, Nissi, e due delle sue amiche per nuotare ad Ocean Beach in Nuova Zelanda, pensando di passare una giornata normale, ma la realtà fu ben diversa. Quando sono arrivati sul posto, tutto andava come previsto, finché un gruppo di delfini iniziò ad accerchiarli in modo da avvicinarli gli uni agli altri. Quando Rob ha tentato di spezzare quel cerchio protettivo, due dei delfini più imponenti lo hanno respinto all'interno. In quel momento il bagnino ha avvistato un grande squalo bianco di 3 metri di lunghezza che tentava di dirigersi verso di loro, ma grazie al cerchio formato dai delfini che facevano molto rumore picchiando sull'acqua con le loro code, lo squalo si è allontanato, cosa che ha consentito a Rob House e a sua figlia e alle sue amiche di fuggire ai denti di questo predatore e di tornare sulla riva sani e salvi. Hanno vissuto un lungo momento di panico che non dimenticheranno a breve. I veri eroi di quel giorno sono senza dubbio i delfini. Il 14 giugno 1959 Robert Pamperin e il suo amico Gerald Rehrer facevano un'immersione libera ad Alligator Head nella contea di San Diego, ma quello che doveva essere un momento di svago si è velocemente trasformato in un incubo. Quando i due amici erano divisi da qualche metro, Gerald ha bruscamente sentito delle urla. Allora ha visto il suo amico trascinato verso gli abissi da un grande squalo bianco. Quando Gerald ha successivamente dato un'occhiata sotto l'acqua, ha visto una scena terrificante. Robert era nella mascella dello squalo. Ha provato di tutto per salvare il suo amico, ha agitato le braccia per spaventare lo squalo, ma invano. Allora ha deciso di raggiungere la riva per allertare i soccorritori. Quando sono arrivati sul posto, questi ultimi hanno cercato per ore il corpo del ragazzo, senza successo. Invece, un elicottero ha potuto ritrovare una pinna da nuoto appartenente a Robert Pamperin. Leanne Erickson ha rischiato di perdere la vita mentre accompagnava il suo ragazzo, Dusty, a San Onofre in California. Quel giorno un grande squalo bianco si era imbucato a questa sessione di surf. Dusty racconta di aver sentito l'urlo acuto di Leanne. Appena si è voltato per cercare la sua ragazza, quest'ultima era già scomparsa sotto le onde. Leanne stava lottando con tutte le sue forze per liberarsi. Miracolosamente c'è riuscita, ma lo squalo l'aveva allontanata nella direzione opposta, il che ha fatto perdere a Dusty preziosi minuti per salvarla. Ha comunque potuto ritrovarla. In quel momento ha osservato i danni. Leanne era gravemente ferita alla gamba, ma non era la cosa peggiore. La ragazza aveva mandato giù una quantità d'acqua importante ed era incapace di respirare. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, hanno potuto fornirle le prime cure prima che venisse trasportata in elicottero all'ospedale di San Diego. Oggi la ragazza si è ripresa e riesce persino a camminare, ma l'attacco dello squalo di cui è stata vittima l'ha profondamente segnata, a tal punto che ha fatto fatica a lasciare i suoi figli nuotare liberamente nel mare. Il che è comprensibile. Scopri ora l'attacco di squalo più assassino di tutta la storia. Il 30 luglio 1945 un sottomarino giapponese ha fatto affondare l'USS Indianapolis. Circa 1200 marinai erano a bordo, circa 900 hanno potuto salvarsi saltando nel mare con un giubbotto di salvataggio. I superstiti hanno allora aspettato disperatamente i soccorsi, ma dopo due giorni il loro ottimismo è svanito quando hanno visto aggirarsi un branco di squali alla lunga. Al terzo giorno gli squali che erano scomparsi durante la notte sono tornati più numerosi
curiosi e decidono di passare all'attacco. In quel momento il terrore raggiunge il suo apice. Numerosi uomini si fanno divorare sotto gli occhi dei loro compagni impotenti, mentre altri muoiono per disidratazione. Solo dopo 4 giorni i superstiti sono casualmente trovati da un aereo che seguiva un pattugliamento di routine. I primi superstiti sono stati evacuati tramite aereo e gli altri tramite nave. Invece, sui 900 membri dell'equipaggio che sono sopravvissuti all'attacco del 30 luglio, solo 317 vengono tirati fuori dalle acque dopo lunghe giornate ad affrontare la paura, la sete, la fame, gli squali e la disperazione. Secondo le stime, gli squali hanno causato la morte di circa 150 persone. Enorme. Ci dici nei commenti quale di queste storie ti ha stupito di più, come ti saresti comportato al posto di queste persone. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!